Ciao e bentornato nel canale, sono Adriano. Oggi andiamo a suonare un classico della musica italiana, Teorema di Marco Ferradini. Prima di andare avanti, ti invito ad iscriverti al canale, c'è un pulsante qui sotto, da qualche parte, tu schiaccialo, iscriviti, non costa nulla, facciamo crescere il canale. Allora, sono andato a suonare il brano sia con l'arpeggio, con la chitarra classica, ma anche con, dopo, anche con la chitarra acustica, con le pennate ritmiche. Puoi utilizzare entrambi i tipi di arrangiamento come meglio ti trovi. Nella prima parte ho utilizzato la chitarra classica, nella seconda parte la chitarra acustica. Dopo andremo a vedere, oltre agli accordi che ho utilizzato, anche l'arrangiamento. Ho riproposto pressappoco l'arrangiamento di chitarra che si sente nella canzone originale. Non ho fatto proprio uguale, però c'è quell'arpeggio che si ripete, che lo sono andato ad applicare a tutti gli accordi, almeno iniziali, quelli della strofa iniziale. Poi andremo a vedere anche un'indicazione ritmica per suonare l'intero brano con le pennate ritmiche. Puoi partire da questa ritmica e poi muoverti un po' come ti senti durante tutto il brano. Bene, andiamo a sentire il brano adesso. Alla voce c'è sempre Ilaria. Buon ascolto. Prendi una donna, dille che l'ami, scrivi le canzoni d'amore, manda le rose e poesie, dalle anche spremute di cuore. Falla sempre sentire importante, dalle il meglio del meglio che hai. Cerca di essere un tenero amante, sii sempre presente, risolvi le guai. E sta sicuro che ti lascerà, chi è troppo amato amore non dà. E sta sicuro che ti lascerà, chi meno ama il più forte si sa. Prendi una donna, trattala male, lascia che ti aspetti per ore. Non farti vivo e quando la chiami, fallo come fosse un favore. Fa sentire che è poco importante, dosa bene amore e crudeltà. Cerca di essere un tenero amante, ma fuori dal letto nessuna pietà. E allora sì, vedrai che t'amerà, chi è meno amato più amore ti dà. E allora sì, vedrai che t'amerà, chi meno ama più forte si sa. Da uomo ferito, pezzo di pane e lei se n'è andata e tu non hai resistito. Non esistono leggi in amore, basta essere quello che sei. Lascia aperta la porta del cuore, vedrai che una donna è già in cerca di te. Inizialmente abbiamo un La minore settima nella battuta iniziale proprio della canzone e l'accordo successivo è un Fa.
Io sono andato a suonare un Fa sus seconda perché vado ad arpeggiare in questa maniera. E mi rimane comodo questo accordo Fa sospeso seconda, ovvero vado a posizionare l'indice sul primo tasto della sesta corda, la terza corda a vuoto e il primo tasto della seconda corda. Se vuoi andare a suonare l'arpeggio che dopo ti vado a proporre con una tablatura in sovraimpressione, puoi suonare questo accordo, altrimenti puoi suonare tranquillamente un Fa maggiore. Gli altri accordi sono un Sol maggiore, anche un La minore, come un La minore settima. Diciamo La minore settima, alziamo l'anulare e lasciamo la terza corda a vuoto, mentre con La minore andiamo a pigiare anche il secondo tasto della terza corda con l'anulare della mano sinistra. Poi, come dicevo, un Fa maggiore, un Mi minore. Poi abbiamo questo Mi con al basso il Sol diesis, è un rivolto di Mi, quindi le stesse note che compongono l'accordo di Mi, ma al basso mettiamo questo Sol diesis. È un accordo un po' tostarello da fare, se non riesci puoi tranquillamente rimanere, cioè puoi suonare un Mi o un Mi settima, tutto al più, quando troviamo questo accordo di Mi con al basso il Sol diesis. Poi abbiamo un Re minore, poi abbiamo un Mi sus quarta, Mi sospeso quarta ed un Mi. L'unica differenza è questa nota, il La che vado a pigiare con il mignolo, lo vado a mettere sotto l'anulare, ottengo un Mi sus quarta, mentre se lo tolgo ho un Mi maggiore. Per quanto riguarda l'arrangiamento ritmico, nel momento in cui andiamo a suonare con il plettro, se vogliamo suonare la canzone con il plettro, possiamo suonare questa, ti do una ritmica proprio base che puoi tenere per tutta la canzone, ovvero per ogni accordo che troviamo nella canzone andiamo a fare questo, giù, a vuoto, giù, su, in questa maniera. Gli accordi che ho segnalato nel testo sono verdi quando l'accordo dura un quarto, mentre quando sono segnalati in blu vuol dire che dura due quarti. Quindi se troviamo due accordi verdi di La minore e Fa, suoniamo per un quarto il La minore, un quarto il Fa e poi troviamo il Sol in blu, suoniamo per due quarti il Sol. Semplicemente andiamo a fare questo. One, ogni volta la ritmica base sarà quella che ti ho detto prima. Ok? Non cambia niente. Per sapere che cos'è l'aula privata e come puoi abbonarti, ti lascio il link qui sullo schermo, anche in descrizione. Potrai in questo modo sostenermi sul canale di Patreon. Raccomandazioni finali: se ti è piaciuto il video puoi lasciare un like. Se hai domande o dubbi inerenti a questo video tutorial puoi scrivermi nei commenti. Se invece vuoi continuare a seguirmi non ti rimane che iscriverti al canale e attivare la campanella. Ci vediamo al prossimo video.